Riprendiamo il principio di relatività di Galileo e l'esempio della nave, cioè la Terra, dice Galileo, è come una nave, noi stando nella stiva di una nave, cioè sulla Terra, non avvertiamo il movimento della Terra stessa. Questo è vero se la nave o la Terra, vanno di moto rettilineo uniforme. Però si potrebbe giustamente obiettare che la Terra che gira intorno al Sole non va di moto rettilineo uniforme, ma ruota di moto circolare uniforme. Non solo, ma ruota anche su se stessa mentre gira intorno al Sole, quindi presenta un doppio moto rotatorio, uno intorno al Sole, detto moto di rivoluzione, che dura un anno, e l'altro intorno al proprio asse, detto moto di rotazione diurno, che dura un giorno, cioè 24 ore. Per colpa di questi moti rotatori, che sono moti accelerati, presentano l'accelerazione centripeta verso il centro. Allora noi stando sulla Terra, in realtà dovremmo avvertire degli effetti visibili dovuti appunto a questi moti rotatori, effetti che sono chiamati non inerziali. E infatti vedremo più avanti che sarà proprio così. Esistono, anche se sono deboli, questi effetti non inerziali che noi possiamo vedere stando sulla Terra. E questi effetti sono dati dal fatto che la Terra non va di moto rettilineo uniforme, ma di moto circolare uniforme, e quindi è sottoposta a una doppia accelerazione centripeta. Galileo non è che non si rendesse conto del fatto che i sistemi di riferimento in moto circolare, cioè nei sistemi di riferimento in moto circolare, ci potessero essere effetti visibili anche all'interno. Tuttavia aveva capito che questi effetti erano molto piccoli perché le accelerazioni centripete, concetto che poi svilupperà Newton, erano molto deboli. Quindi, in poche parole, Galileo aveva capito che questi effetti erano trascurabili. Ora lo dimostriamo utilizzando questo file Excel. Calcoleremo l'accelerazione centripeta del moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole, che indico con il numero 1, con l'accelerazione di gravità che conosciamo sulla superficie terrestre. E poi confronteremo anche l'altra accelerazione centripeta che chiamo 2, quella dovuta al moto di rotazione della Terra intorno al suo asse, la confronteremo anche lei con G. E vedremo, possiamo già vedere subito i risultati finali, che entrambe queste accelerazioni centripete sono molto più piccole di G. In particolare quella dovuta al moto di rivoluzione è 6 parti su 10.000 rispetto a G e quella dovuta al moto di rotazione è 3,5 parti, quindi neanche 4 parti su 1.000 rispetto a G. Quindi si conferma che queste accelerazioni sono molto piccole, molto deboli e praticamente sono trascurabili rispetto a G sulla superficie terrestre. Vediamo come si fanno i calcoli.